Quindi siamo su. Eccoci qua, siamo live su Facebook per l'appunto. Un caro saluto a Mauro Biani che è qua con noi. Siamo qui questa sera per parlarvi di questa ultimissima uscita, una delle primissime in realtà del 2021 di People, che è Questo è il fiore, per l'appunto il nuovo libro di Mauro Biani, che da oggi è disponibile sul nostro sito, ecco, infatti lo facciamo vedere tutti e due. Mentre invece sarà in libreria dal 21 gennaio, cioè dal giovedì prossimo. Però, per chi lo volesse subito, appunto, c'è il sito di People, dove già in realtà tantissimi oggi sono andati appunto ad acquistare questo bellissimo libro, che è una raccolta di alcune delle migliori vignette di Mauro Biani degli ultimi anni, dedicate però a un tema specifico, che è quello dell'antifascismo. Cioè, questo è il filo conduttore di questo libro, un po' come La banalità del ma. Il filo conduttore era, insomma, fondamentalmente il razzismo e il rapporto tra il nostro paese, l'Europa e l'Occidente con la questione migratoria, soprattutto, ma non solo. Questo invece, il tema di questo è quello appunto dell'antifascismo, della resistenza, del ritorno purtroppo dell'antisemitismo e anche quello del ritorno purtroppo di fascismi vecchi e nuovi, ecco, insomma, che vediamo al di qua e anche al di là dell'Atlantico, insomma, ne abbiamo. Sicuramente le immagini sono sotto gli occhi di tutti, quelle degli ultimi giorni e non soltanto quelle degli ultimi anni, ecco, insomma. E, esattamente come per la banalità, ma anche questa volta Mauro ha deciso di impreziosire questo libro con 10 inediti, due per ciascun capitolo, che aprono e chiudono ciascuno dei capitoli e che rendono, insomma, questo libro ancora più prezioso, appunto, e ancora più interessante. Come se tutto ciò non bastasse, e basterebbe. C'è anche una prefazione di Gianfranco Pagliarulo, il presidente nazionale dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, e c'è un'introduzione di Giuseppe Civati che ha curato anche poi i testi che accompagnano appunto questa bella raccolta. Che dire, sicuramente per noi è uno dei temi che sin dall'inizio di People ha caratterizzato il lavoro che facciamo come casa editrice. Non a caso i primi due libri con cui siamo usciti in libreria sono stati quello dedicato a Liliana Segre, appunto curato da Giuseppe Civati, e proprio quello di Mauro Biani, che comunque anche La banalità del ma, insomma, pur partendo da un presupposto completamente differente, andava inevitabilmente a intersecare alcuni temi simili a quelli che poi ci sono in questo, che poi sono i temi in realtà di tutto il lavoro che Mauro fa da molti anni e da prima di People, ecco, insomma, sicuramente attraverso i giornali con cui ha lavorato, prima il Manifesto della Repubblica, l'Espresso e i vari quotidiani e giornali internazionali con cui poi ha collaborato, poi Atlantide con cui adesso collabora settimanalmente, insomma, Biani fa un sacco di cose e le fa anche bene. E noi ogni tanto dobbiamo appunto raccoglierle perché ne fa talmente tante che, insomma, vale assolutamente la pena di metterle poi su carta e costruire una storia. Perché poi, esattamente come è già successo per La banalità del ma, mettendole tutte insieme, vedi che il percorso si vede. Ecco, insomma, e che percorso, tu che cosa ne pensi, Mauro? Qual è il tuo rapporto con questo tipo di vignette? È sicuramente una cosa che fai da tanto tempo ed è uno dei fili conduttori della tua, diciamo, produzione. Che legame senti di avere con le vignette di questa raccolta? Io intanto, mentre ce ne parli, comincio anche a farne vedere qualcuna a chi ci segue, magari. Innanzitutto è vero, è proprio vero che mi sentite bene, mi senti bene così. Sì, ti sentiamo forte e chiaro. È proprio vero che mi piacciono le raccolte perché alla fine poi, come era La banalità del ma, per l'appunto, com'è stato, col vostro aiuto, la consulenza interessante, anche la possibilità di scegliere appunto dei capitoli che non fossero capitoli necessariamente cronologici, ma piuttosto tematici, diciamo, però mi danno l'occasione di rivederle tutte, perché poi alcune e di associarle anche ai momenti, come dire, quotidiani, alla quotidianità e quindi all'attualità del momento, della vignetta. Naturalmente non tutte sono legate all'attualità, ma moltissime, visto che moltissime di quelle che abbiamo scelto sono prese dai quotidiani, per cui ovviamente, insomma, facendo uno al giorno è chiaro che spesso sono collegate all'attualità. Questa è una cosa che a me personalmente piace molto e mi fa fare anche un pochino di ordine,
senso che uno tende, come dire, ad avere, a lavorare per quel giorno e quindi non a dimenticarsi le altre cose, ma comunque a non seguire, come dire, la storia, quindi a non seguire la graphic novel della nostra storia, e non solo nostra, diciamo, naturalmente, perché uno segue anche i fatti del mondo, se spera almeno. Certo. E questo è appunto, secondo me, anche questo non è proprio una raccolta di vignette classica, ma anche qui c'è la possibilità di avere una piccola graphic novel che ricostruisce, per vignette, quindi non come una storia unica, però alcuni momenti, in questo caso di fascismo, antifascismo, vissuti quotidianamente in Italia, ecco, e non, come dire, vecchi, ma le vignette, so se tu l'hai detto, ma non mi ricordo, ma insomma sono degli ultimi, praticamente dell'ultimo anno, ultimi due o tre anni, insomma. Sì, ecco, alcune di 3 anni fa, ma insomma diciamo la maggior parte sono di 1 o 2 anni fa. Sono recentissime. E purtroppo sono attualissime anche proprio oggi, insomma, ecco. Certo. E lo stiamo vedendo. Il primo capitolo si apre, è dedicato a Liliana Segre e alla questione della memoria e del ritorno purtroppo dell'antisemitismo. Ecco, tu hai avuto sicuramente come noi di People, ecco, insomma, ma anche tu proprio personalmente hai avuto un legame, diciamo, a distanza tramite le tue vignette con la senatrice Segre. E ce n'è una in particolare, appunto, che ricordo la colpì in maniera speciale, ecco, insomma, e che vorrei far vedere a tutti, che è questa, e vorrei che ce la raccontassi brevemente, ecco, insomma. Sì, no, allora, innanzitutto, ecco, prima ancora che poi le cose, ecco, succedono, a me almeno mi succedono spesso così, cioè che attraverso una vignetta poi magari, come dire, entro in contatto vero, insomma, con la persona, no? Quindi attraverso il telefono, attraverso l'incontro, quando ci si poteva incontrare, speriamo, insomma, di poterci incontrare, insomma. Anche con la senatrice Segre, che è una di quelle, insomma, che rischia, diciamo, per l'età molto, insomma, no? In questo momento. Ma prima anche di incontrarla, per me ha sempre assunto, da quando l'ho conosciuta, diciamo, l'ho conosciuta nel senso che ho seguito quello che scriveva, quello che diceva, poi l'elezione a senatrice a vita, ma prima ancora, diciamo, la sua capacità di divulgazione, direi anche, senza, come dire, con tutto il rispetto, della Shoah, che lei faceva nelle scuole, insomma, che lei ha fatto nelle scuole fino all'anno scorso, ecco, se non vado errato, l'ultima che per lei, certo, sarebbe conclusiva, è stata proprio poco prima della pandemia, se non mi ricordo male, insomma. Era dedicata anche a questo una vignetta molto bella che sto facendo vedere, insomma. Ecco, per me lei, adesso da un punto di vista proprio, come dire, simbolico un pochino, rappresenta un po' quello che era, cioè, per me aver incontrato lei, e poi ti dico com'è andata, l'ho raccontato già, ma insomma lo riracconto brevemente, è stata come incontrare Pertini, come poter, ecco, un Pertini, no? Ecco, io dicevo, cavolo, nella vita ho incontrato Pertini, cavolaccio, cioè, è uno degli, dal mio punto di vista, è uno degli eroi del... Certo. Ultimo italiano, no? Della possibilità, quindi, come dire, di essere in democrazia, ecco la Segre, aver incontrato la Segre più o meno è lo stesso livello, diciamo, più o meno, se non di più, no? Nel senso che è più attuale, lei è più, nel senso che è viva, che è tra noi, per cui, ed è stata un'emozione fortissima, dall'inizio, perché lei mi ha chiamato, ha telefonato, non so, naturalmente dove ha trovato il numero, presumo dal manifesto, perché questa vignetta è uscita nel manifesto, e mi ha telefonato dicendomi, scusa, ma lei è il signor Biani? Io ho riconosciuto immediatamente la voce, perché poi nelle mie ricerche, cioè io prima di fare una vignetta, come dire, mi informo abbastanza, cerco di informarmi abbastanza sulle cose, poi sulla Segre, ripeto, quindi avrò ascoltato decine, no, ma insomma 5-6 conferenze sue sicuramente, ho letto il libro, anche il primo libro, quello che è uscito poi con voi, il vostro primo libro, e quindi la conoscevo poi la voce, diciamo, la conoscevo nel senso che sapevo chi era,
Ed è stato molto emozionante. Ma la signora, la senatrice Segre, dice sì, mi è piaciuta molto la vignetta, vorrei che me la portasse al Senato. Insomma, è stata... Poi ho cercato di coinvolgere i miei figli, che al Senato non potevano entrare, quindi ma hanno fatto entrare uno. vabbè, insomma, poi c'è una fotografia, abbiamo fatto una fotografia, insomma, cioè, sanno quelli, sono un milione di fotografie, noi una ce n'abbiamo, allora vabbè, insomma, mi accontento. È stata una cosa molto veloce perché, insomma, perché il Senato c'ha i suoi tempi, c'era qualcosa da votare. Credo fosse proprio, non so se un primo approccio alla commissione, quello sul contro l'odio, diciamo, no? Quella che poi è stata, come dire, che non ha votato la destra. Come se... Certo, esatto. E in che brutto modo, tra l'altro. Sì, no, veramente, vabbè. Forse ho fatto anche, sì, ho fatto qualche vignetta, non so se c'è sul libro, non mi ricordo. Sì, sì, ci sono queste vignette molto forti sull'argomento, secondo me, una delle più efficaci, secondo me, per esempio, è questa, no? Appunto, dove vediamo, sì. Dove vediamo una Lilian Segre bambina. Questa c'ha tanti risvolti, veramente, no? Certo. Prima dicevo che... dal mio punto di vista non ci può essere una memoria condivisa, no? Certo. Nel senso che ognuno ha la sua storia, anche familiare, anche poi dopo uno può ragionare sulla storia familiare e magari giungere a delle conclusioni anche diverse da quelle che sono state, come dire, nella sua famiglia, diciamo, no? Penso a chi ha avuto, appunto, che ne so, diceva, parenti fascisti o comunque... legati comunque ad un modo di vedere la storia, ecco. Quindi è molto complicato, no? Però bisogna che questo, quindi tenendo conto di questa complicazione, ma che è vera, insomma, perché una cosa è lo studio storico, una cosa è la memoria, ripeto, che sono due cose ben diverse, appunto, nello studio storico non si può non tener conto dei torti e delle ragioni, e quindi è chiaro che, come dire, per me è chiarissimo dove fosse, diciamo, la ragione. Poi magari ci sarà stata pure qualche brava persona dall'altra parte, non lo so sicuramente. Ma il problema era proprio capire qual era, diciamo, la parte giusta. E la parte giusta non può essere la dittatura, non può essere il fascismo, non può essere il nazismo, ma la democrazia, con tutti i limiti, tutte le difficoltà. Nel caso di quella vignetta, chiaramente, vabbè, lì è proprio, come dire, è talmente chiaro, insomma, quale fosse la parte giusta e quale fosse quella ingiusta, che io rimango basito quando trovo qualcuno che invece mette, come dire, che ancora a parte gli slogan, insomma, a parte le parti più becere, ma anche le parti non becere, che come dire, tentano un semirevisionismo, tutto sommato, era la guerra, eccetera. Cioè tutta una serie di giustificazioni assolutamente, dal mio punto di vista, non inconsistenti di più, e credo anche da un punto di vista storico, della ricerca storica, insomma, credo. Ecco. Assolutamente. Ecco. Assolutamente. Mi piace molto il fatto che la chiusura di questo capitolo, con appunto uno degli inediti che hai creato apposta per questo libro, si ricolleghi molto con l'apertura di quello successivo, no? E cioè il passaggio di testimone, perché se questo primo capitolo è dedicato appunto alla necessità e all'importanza della memoria, sporge proprio di fronte anche a quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, a partire dalla vicenda che ha riguardato Liliana Segre, e tu appunto fai vedere molto chiaramente questo passaggio di testimone con questa stretta di mano tra nonna, in un certo senso, è nipote, che poi rientra anche proprio nel messaggio di Liliana Segre che tu infatti così bene hai studiato e anche rappresentato, ecco, insomma, di quando lei racconta di essere anche un po' nonna di se stessa. Infatti anche a quello abbiamo visto prima una vignetta che lo illustrava in maniera molto, molto tenera, molto poetica. E allo stesso modo il capitolo successivo, che è quello dedicato alla resistenza di ieri e a quella di oggi, si apre anche questo in un certo senso con un passaggio di testimone, no? In cui vediamo appunto un partigiano che guarda un bambino dare acqua al fiore, no? Insomma, che poi è un po' il tema, il filo conduttore di questo libro. È ormai il fiore di Biani è diventato un simbolo all'interno di quella della simbologia della liberazione
il 25 aprile, infatti abbiamo scelto di metterlo anche nella copertina e io trovo sia molto bello. Una delle cose che mi piace di più è di questa parte della graphic novel, diciamo, ideale che abbiamo costruito con questo percorso attraverso le tue vignette, è appunto proprio il fatto che tu tieni ancorata la resistenza anche a quello che succede oggi, in particolare ai fatti di quello che era successo nelle periferie romane, ecco, insomma, sicuramente 2 anni fa, no? Quando c'erano state tutta una serie di atti di intimidazione, di violenza da parte dei neofascisti, la risposta di quel ragazzo fantastico che avevi poi anche tu, avevi anche poi il tuo ritratto, no? In questa vignetta, l'unico ragazzo che aveva alzato la voce e si era detto contrario, ecco, insomma, a quello che stava succedendo. E questo secondo me è importante ed è una cosa che tu richiami spessissimo, ecco, insomma, quindi penso che ti sia molto cara. Ma io credo che cioè ci siano cioè allora innanzitutto una cosa ma per finire anche il capitolo prima diciamo no per finire Certo, sì, certo. è che io sono molto preoccupato dal fatto che il tempo passa, le persone che hanno vissuto determinate esperienze stanno morendo. E sono molto preoccupato appunto, non della memoria condivisa, ma che si perda una certa verità storica e che venga sempre messa più in discussione. Credo che la mano della bambina, quindi la bambina, non sia naturalmente in grado come la nonna di poter essere testimone, però credo che bisogna fare uno sforzo immenso perché questo invece, come dire, rimanga sempre presente, cioè quell'immagine rimanga sempre presente e ci faccia fare lo sforzo, e qui mi collego a quello che stavi dicendo tu adesso, anche di attualizzare, cioè di comprendere che la storia non si ripete mai allo stesso modo, ma contiene dei germi. Virus, anzi, chiamiamoli virus, che purtroppo si ripresentano perché fanno parte appunto della storia dell'uomo, purtroppo, e quindi si ripresentano. E quindi in questa situazione, per esempio, quell'atto di quel ragazzino è stato rivoluzionario, diciamo, in quel contesto, in quella situazione. Spiegare, in quel caso il romanesco, e poi io l'ho incontrato, lui parla benissimo italiano, naturalmente. Però, come dire, questa è una cosa come un po' da educatore, no? Da educatore, diciamo, proprio come professione. Cioè la possibilità di parlare, di avere un linguaggio anche rispetto al contesto in cui sta in quel momento, no? Cioè, quindi lui stava in un contesto, come dire, dove c'è stava l'energumeno che parlava di mortale, e quindi lui ha parlato, ma non per essere energumeno, ma proprio per comunicare, no? E questa è stata una cosa interessantissima che le ha spiazzate. Perché poi il problema non è andargli a menare, no? È come Certo, dire, scardinare il loro gioco. scardinare il loro gioco, esattamente, cambiare gioco, cioè scartare proprio, no? Scartare l'avversario, tra virgolette, come in una partita di calcio, significa cambiare poi, sì, appunto, cambiare il gioco, cambiare la regola del gioco in quel momento, no? E imporre in maniera, come dire, assolutamente non violenta la regola tua, che è quella di dire, ma perché? Cioè, spiegatemi perché. Che ne so, la Rom deve essere diversa da me o deve essere diversa da un'altra minoranza, no? Qui se ci vengono a rubare, ci vengono a rubare tutti, rubano a me, rubano a quello, rubano a quell'altro, e non è detto che siano Rom, magari sono italianissimi, magari sono, che ne so, non lo so, insomma. Cioè lui ha portato su il discorso su un dato di realtà, ecco, e, naturalmente partendo però da valori democratici. Cioè, la possibilità di dire siamo tutti uguali, anche se poi non è mai così, lo sappiamo, ma come dire, è un'aspirazione, è un valore democratico. Cioè, la possibilità che abbiamo tutti di rivendicare i diritti dovrebbe essere ed è un valore democratico, con tutti i limiti poi che c'è la democrazia, ma il contrario del fascismo, come dire, ormai credo che sia chiaro, spero sia chiaro, è la democrazia. Assolutamente, certo. È proprio così. E però questo libro indaghiamo anche, non a caso, su poi qual è il ruolo di chi la democrazia dovrebbe salvaguardarla, no? Proprio a partire dalle nostre istituzioni. C'è un capitolo dedicato alla reazione, spesso a volte imbelle, a volte addirittura incoraggiante, della politica nei confronti di questo appunto, di questo neofascismo, di questo ritorno insomma,
di estremismi di questo tipo. È uno degli inediti che ci hai regalato, io lo trovo molto forte da questo punto di vista, no? E riguarda proprio anche molto quello che sta succedendo in questi giorni, in cui ci sono tutta una serie di account che vengono oscurati sui social. Io ora non voglio entrare nel dibattito e nel merito della questione se sia compito o meno di chi governa quelle piattaforme scegliere chi può o meno partecipare. Certo, è molto curioso che sia proprio chi nega la democrazia ad appellarsi a questa soltanto quando gli fa comodo, ecco, no? Insomma, è il diritto di parola che vorrebbe strappare agli altri, invece lo ritiene preziosissimo quando è il suo, ecco, insomma, addirittura. La fantastica battuta di Corrado Guzzanti, dice: è facile fare i fascisti in democrazia, provate a fare i democratici nel fascismo. È magnifica, cioè è veramente, come dire, semplice e chiarissima, come dire, è il consuntivo, direi, no? È vero. Esatto. E anche tu direi che la riassumi molto bene, appunto, in questo che è uno dei tanti passaggi, insomma, in cui poi proprio trattiamo anche molto chiaramente. La questione dello scioglimento dei gruppi neofascisti come Casa Pound, Forza Nuova, insomma, che purtroppo è ancora tema di attualità perché nulla è cambiato da quando hai. Vedi, per esempio, questa vignetta che stiamo guardando del 2018, si può tranquillamente dire che in 3 anni non si è cambiato assolutamente nulla, ecco, insomma, diciamo su quel fronte, o pochissimo, ecco. E addirittura c'è chi continua anche a sobillare certi animi, insomma, c'è un bersaglio in particolare, non è certamente l'unico, tu non sei tra quelli che diciamo guarda solo a Salvini, e ecco, insomma, però sicuramente quando c'è da dire, Biani non si tira mai indietro, ecco, insomma. No. Beh, insomma, non lo so, a me, ripeto, appare molto. Questa era sul. Ecco, questo era un altro aspetto, diciamo. Il fatto di far diventare un po' simpatica quel tipo di canzoncina, se tu te la ricordi, sono Come che. no, certo, la banalizzazione. Ecco, c'era un po' una banalizzazione, quindi anche magari il ragazzino che incontrai per strada la canticchiava anche senza sapere di che stava a parlare, insomma, chi stava citando in quel momento, no? E c'era una banalizzazione di un discorso. Appunto nazionalista, sovranista, Razzista anche. razzista? Sì, ecco. Lo So che. dico io, l'ho detto io, non c'è problema. Certo, assolutamente. Tra l'altro sfruttando tutta una serie come dire, di simboli, anche, diciamo, adesso a parte la maternità e l'italianità, diciamo, ma anche il fatto. Di essere donna, anche il fatto di essere cristiana, no? Mi sembra, diceva, quindi Sì, come no, certo. c'è stato tutto quel momento in cui sia lei che Salvini, ma soprattutto Salvini, perché insomma, mi sembra, insomma, che poi è uno degli aspetti appunto del sovranismo attuale, insomma, no? Cioè il fatto di vivere o comunque di vivere, magari di sbandierare una certa religione, la religione come appunto forma No. di. Aria e basta, diciamo, non come una forma spirituale, una via, che ne so, un qualcosa insomma, una strada per il quotidiano, per affrontare il quotidiano anche da un punto di vista valoriale, ma piuttosto, insomma, eccola, appunto, sì. Sì. Sì, no, no, beh, io su queste cose, diciamo che. Ci gioco molto, nel senso che sono molto, cosa abbastanza preparato. Quindi, con le possibilità che mi danno i giornali, se nessuno mi censura, se non ci sta nessun problema per il giornale, sì, ne faccio di queste vignette. Senza esagerare manco io, perché poi penso che anche qui, no, un'eccessiva esagerazione poi diventi anche qua uno sfruttamento un po' a fini personali pure, no, di alcune questioni. Quindi è come prima si parlava, ad esempio, della Shoah, no? Cioè quando tu avvicini, accosti degli argomenti in una vignetta, devi comunque stare molto attento. Cioè, già è difficile farla quando l'argomento è unico e parli solo di quello, diciamo, non farla troppo banale o banale, non farla. Quando sono più argomenti bisogna stare ancora più attenti proprio perché.
puoi sminuire tutti e due gli argomenti di cui stai parlando, oppure puoi non rispettare tutti e due gli argomenti di cui stai parlando. Rispettare nel senso, cioè, non farli capire bene, non lanciare magari quel messaggio che comunque tu c'hai in testa, ecco. Quindi renderla meno efficace, ok. Però appunto, ecco, anche quindi anche nel caso della Shoah, troppe, come dire, troppi accostamenti in maniera, come dire, non intelligenti possono creare questa cosa qui, cioè la diminuzione della Shoah, la diminuzione dell'altro problema, che per esempio potrebbe essere quello nel mio caso, spesso comunque ho fatto delle cose sull'immigrazione anche, no? Ma la questione appunto che va richiamata sempre è quella non dell'uguaglianza della storia e delle storie, ma per esempio in quel caso dell'indifferenza, per esempio, della capacità che noi abbiamo di essere indifferenti in una tragedia, e purtroppo, come dice, portiamo questa indifferenza anche in altre situazioni. Adesso, per esempio, quindi non paragonabili né da un punto di vista storico né da un punto di vista, come dire, numerico, cioè, ma sicuramente paragonabili da un punto di vista della, come dire, del o più che paragonabili, bisogna stare attenti molto, perché sennò il tipo di indifferenza si riproduce in maniera assoluta, e l'indifferenza è una colpa, e questo ce lo dice la Segre, insomma, non è che lo dico io. E ad esempio in questo momento fortunatamente un pochino se ne parla, anche se ne parlano più o meno sempre gli stessi, però la situazione che c'è nella Bosnia e quindi nel famoso, assolutamente, ecco, nella rotta balcanica, nella famosa rotta balcanica, è una situazione insostenibile. Cioè, io sento freddo solo a guardare certe fotografie, no? Per esempio, cioè, questi sotto la neve, cioè, centinaia di persone, famiglie, cose. Ecco, queste sono cose che chiaramente non paragonabili a un periodo storico, però da un punto di vista, ripeto, dell'indifferenza, la difficoltà di agire per capire quali sono le priorità, qual è la priorità in questo momento. La priorità è andare a levare, per esempio, la gente dal freddo, dal gelo, cioè capire cosa fare. Fortunatamente non è per tutti così, so che ci sono carovane che partono con generi alimentari, però ecco, il problema è sempre l'inazione, per esempio, dell'Europa, e la difficoltà, per esempio, di essere, come dire, uniti rispetto ad alcune, e anche di rispettare certi valori che per me sono fondamentali, appunto. Per esempio la democrazia, ecco, e non il fascismo, dovrebbe avere il valore della persona, dovrebbe avere, davanti a tutto ci dovrebbe essere l'etica della persona, del rispetto della persona. Il primo diritto è quello di vivere, insomma. Io credo, ecco, in questo molte democrazie hanno difficoltà, ma perché la democrazia è difficile, è vero, è molto più difficile, è vero, verissimo. Assolutamente. Io credo anche che uno dei valori delle cose più belle della nostra Costituzione sia che estende i valori su cui si fonda all'esterno anche dei propri confini. E credo che questo sia molto importante rispetto a quello che sta succedendo sulla rotta balcanica, e non soltanto, a quello che succede in Libia, a quello che succede anche appunto nelle altre rotte, purtroppo, a volte persino peggiori. Perché quello che succede nell'Europa non è soltanto che non si cura di ciò che, di come si comporta all'interno dei propri confini, ma anche di quello che succede immediatamente oltre, perché quello che succede in Bosnia, quello che succede a volte anche in Croazia, però quello che succede in Bosnia, quello che succede anche nei paesi che prima della Bosnia sono sulle tappe di quella rotta, è anche frutto del fatto che l'Europa preferisce che siano loro a occuparsi diciamo del lavoro sporco, ecco, se posso permettermi di usare questo termine orrendo riguardo a queste che sono vite umane, insomma. Però è quello che succede, come già hanno fatto in maniera conclamata con la Turchia, allo stesso modo come fanno nella mia regione, in Friuli Venezia Giulia, con il pushback, cioè questi respingimenti nascosti in cui in maniera più o meno legale caricano su le persone che arrivano nel nostro paese su furgoni senza particolari segnali di riconoscimento e li rispediscono nel paese limitrofo o in quello immediatamente oltre. Quindi sicuramente da questo punto di vista il quadro internazionale non,
che tu offri e che offrono le tue vignette non è assolutamente tenero, esattamente come non lo è verso l'Italia. Ecco, insomma, non c'è del pessimismo geografico, ecco, insomma, No, no, no. sicuramente. Ma da questo punto di vista è un mondo che si somiglia a tutto, insomma, c'è un capitolo dedicato proprio all'internazionale sovranista, a questo paradosso e a questo simone incredibile che appunto non è per nulla tenero, ecco, con quanto avviene in giro per il mondo. Abbiamo visto vignette anche riguardo a quello che era successo in Svezia, a quello che è successo per esempio in Germania, ecco, insomma, ma soprattutto ce n'è più di qualcuna dedicata inevitabilmente agli Stati Uniti. E io vorrei tirarne fuori una in particolare per dare un nostro grande saluto e speriamo non mai più rivederci a un personaggio che purtroppo ancora adesso sta dominando la cronaca mondiale, ecco, insomma, che tu da subito, non da solo sicuramente, ma che da subito hai riprodotto in una certa maniera, ecco, insomma, lo vediamo qua, ad esempio, ma non solo. Era una delle primissime vignette appena eletto Trump, lo ritraeva appunto vestito da Ku Klux Klan con il cappuccio bianco, no? Mi sembra, beh, io naturalmente non sono uno studioso degli Stati Uniti, però insomma, mi sembra che fosse acclarato il fatto che lui comunque giocasse su una certa tolleranza, vogliamo chiamarla, rispetto ai gruppi suprematisti e rispetto, insomma, anche al Ku Klux Klan, insomma, Il stesso. Ku Klux Klan aveva fatto indicazione di voto per lui, una roba che non succedeva da decenni, ecco, insomma. Ecco, sì, e lui si è lasciato, se fu, insomma, era stato strumentalizzato, ma si è lasciato strumentalizzare volentieri, insomma. Ecco. Sì. Ma vabbè, insomma, Trump credo che, non lo so, insomma, sia un caso ormai direi proprio forse davvero psichiatrico, cioè nel senso che veramente è complicato, come dire, se non trovandogli una collocazione anche patologica. Dargli, come dire, una. Però è pericoloso, è molto pericoloso perché si parla di metà comunque rispetto ai voti, perlomeno, di metà dei voti delle ultime presidenziali degli Stati Uniti. Ecco. Poi che anche lì ci sia un problema dal mio punto di vista, per esempio, di ricambio, cioè ci sono anche dei bravi giovani, diciamo, tra virgolette, no? Delle brave donne. Però il ricambio, evidentemente, avendo, come dire, eletto Biden, insomma, mi pare un po' complicato, pure quello c'ha 80 anni, per cui, insomma, c'è una difficoltà. Vorremmo aspettare ancora un po', sì. Dobbiamo aspettare, sì. Io spero, insomma, che l'America e gli Stati Uniti poi, insomma, invece riescano, insomma, a dare appunto anche leader differenti. E dal mio punto di vista più, come dire, socialdemocratici, non so come chiamarli, insomma, sono in America, comunque socialisti, socialdemocratici. Ma chissà, insomma, ecco, poi l'America è strana, abbastanza strana. Innanzitutto spero che non ci siano domani e dopodomani, o insomma, fino all'elezione di Biden, delle altre Capitol Hill, insomma, è stato piuttosto, forse anche abbastanza aspettatamente, non tanto inaspettato, ma è stato piuttosto, insomma, sconcertante vedere Beh, quelle scene. Ecco, adesso a prescindere poi dal fatto se sia o no una grande democrazia gli Stati Uniti, ma comunque sia una democrazia, per cui, cioè, sì. vedere cosa. Sicuramente è estesa, ecco, diciamo geograficamente, e quindi voglio dire, è importante anche solo per quello, insomma. Esatto. Avendola esportata tutta la democrazia, come diceva una Sì, battuta, gliene è rimasta un po' poca, sì, è forse, rimasta sì. poco. Sì. Ecco, l'impressione è stata proprio quella, sì. Sì, è Comunque, stato insomma. incredibile appunto anche poi il fatto come di questo di quello che è successo dopo, cioè nel senso che paradossalmente persino di fronte a quello c'era una certa pattuglia di personalità politiche anche di rilievo degli Stati Uniti che non hanno minimamente fatto abiura, né hanno ritrattato, né sono tornati a più miti consigli, ma anzi hanno rilanciato, ecco, insomma, e quindi sicuramente non sarà sufficiente essersi liberati di Trump, ammesso che ce ne siamo liberati per aver risolto tutto, ecco, insomma, il cammino sarà lungo e
e credo anche difficile prima di eliminare questi germi, appunto, Anche qui, appunto, ecco, non è che uno può fare proprio, come dire, un rapporto di eguaglianza, no? Però quando si dice che l'Italia non ha fatto i conti con il fascismo, no? Che in fondo, che è vero, d'altronde, probabilmente la Germania ne ha fatti un po' di più col nazismo, ma anche se comunque anche in Germania, come dire, è pieno di gruppi neonazisti, pure, soprattutto Certo. purtroppo nella Germania orientale, purtroppo, insomma, soprattutto nella Germania orientale, tra l'altro, quindi insomma, sarebbe tutto un discorso che io non potrei affrontare, chiaramente sarebbe interessante anche da un punto di vista geopolitico. Però ecco, anche l'America abbiamo scoperto che molte cose, forse le abbiamo scoperte maggiormente. Insomma, quello che succede, che è successo, che poi ha dato vita al movimento Black Lives Matter, chiaramente, cioè, ci ha fatto riscoprire che l'America è un paese profondamente razzista ancora, purtroppo. Ecco, e che quindi anche probabilmente anche lì non c'è una memoria, come appunto, condivisa, e probabilmente anche una certa cecità storica, l'incapacità, Assolutamente. oltre come dire, il peccato originale dell'America, che tutto sommato si è portato, insomma, c'aveva gli schiavi, insomma, no? E quindi c'era la schiavitù. E lo sterminio dei nativi E lo anche. sterminio dei nativi, ma certamente, certo, lo sterminio dei Sì, nativi. però certo è che insomma una delle cose che più colpivano proprio dell'assalto a Capitol Hill era vedere le bandiere confederate sventolate all'interno dell'aula, no? Insomma, dell'House of Representatives, insomma, delle cose molto importanti, anche perché purtroppo per quello che quelle bandiere rappresentano, ecco, per milioni di persone che sono state oppresse e schiavizzate da quelli che si fregiavano di quella bandiera, e non solo da loro, per carità, però sicuramente questo è un fatto. Credo che uno dei collegamenti che ci siano tra quello che avviene là e quello che tratti anche proprio nell'ultimo capitolo, che è quello dedicato al fascismo oggi, soprattutto nel nostro paese, ma non solo, è che io trovo molto giusto nella rappresentazione che tu ne fai tramite le tue vignette, è che c'è una certa tendenza, in parte corretta, o perlomeno in parte a partire da presupposti corretti, cioè a considerare la questione del fascismo e del neofascismo come, e lo ha fatto anche un esponente del Partito Democratico purtroppo qualche giorno fa, come il risultato sostanzialmente di scarsa cultura, di scarsità di accesso ai mezzi economici, insomma una roba da poveracci, no? Ecco, i poveracci delle periferie. No, lo sto dicendo volutamente in maniera, con Provocatore. termini che non utilizzerei normalmente, i poveracci delle periferie che, insomma, non, incapaci di uscire dalla situazione abietta in cui vivono, scelgono di dare la colpa a chi sta ancora peggio di loro e non comprendono, insomma, i vantaggi di una democrazia multiculturale, del globalismo, eccetera. E qui invece sta, mentre il compito dell'elite è quello di educarli e di portarli fuori dagli abissi della loro ignoranza. Questa è solo metà, è solo una parte, e peraltro una lettura molto parziale, appunto, della questione. Tu ci ricordi sempre con le tue vignette, e bene fai, e spero che continuerai a farlo, anzi, ne sono sicuro, che però ciò che arriva lì è appunto un virus che non nasce là, ecco, diciamo, il salto arriva direttamente dai palazzi, esattamente come per la questione di Trump, insomma, molto spesso arriva proprio dalle elite economiche, invece, e dai grandi potentati, il desiderio di relegare le persone in quello stato e scatenare in loro quel tipo di sentimenti. Io adesso vorrei tirare fuori l'ultima vignetta che chiude il libro, perché secondo me è la rappresentazione più plastica di quello di cui sto parlando, no? Appunto, e quindi il doppio petto padronale è da sempre la prima divisa del fascismo, dice Biani. E No? beh, Ragazzi, è innegabile, no? E appunto il pensiero a Trump, ma non soltanto a Trump, è inevitabile, no? ma nel nostro fascismo, nei fascismi del Sud America degli anni 70, cioè in tutte le situazioni in cui c'era un timore o c'è un timore di una società diversa, quindi con dei valori anche diversi, anche come dire con errori diversi, con difficoltà, ripeto, eccetera.
c'è stata immediatamente, in alcuni momenti, proprio in maniera proprio cruentissima, no? Argentina, Cile, eccetera, Brasile, eccetera, 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 un fascismo che è scatenato anche dall'elite, oltre che dal, insomma, per esempio, dalle influenze americane varie, dirette o indirette, ma dall'elite del paese, dei paesi, insomma, d'origine. D'altronde il fascismo in Italia anche, voglio dire, certo. La paura che nascesse un movimento operaio, un movimento comunista, un movimento socialista, come dire, ha fatto sì che Mussolini fosse, come dire, spinto, fosse sponsorizzato dal capitale. Pare che stanno a parlare, insomma, di cose, però è così, insomma, ecco, spesso è molto, come dire, più banale di quello che sembra, ecco, e quello che dici tu è molto giusto, sì sì, è vero, è verissimo, e poi assume anche il fascismo, comunque assume tante forme, no? Per cui il tentativo, o come dire, la tentazione da parte dei potentati economici o del capitale, eccetera, è quello, come dire, di comunque di diminuire la partecipazione, per esempio, che è una parte fondamentale della democrazia, e quindi di far capire, di far pensare che non serve a nulla, di diminuire la possibilità, qui vabbè sarebbe un discorso un po' lunghetto, insomma, no? Pure sul cambiamento del lavoro negli ultimi anni, negli ultimi decenni ormai, no? E la difficoltà e l'impossibilità di creare, come dire, un movimento comune. Cioè, è vero che nella storia, come dire, i cambiamenti sono venuti perché a un certo punto c'è stata una massa di persone che si è unita perché aveva degli interessi comuni e ha cercato di, come dire, di propugnare quegli interessi, col sindacalismo, insomma, ecco. Adesso è molto più complicato, sono stati fatti degli errori anche dal sindacato, dai partiti di sinistra non ne parliamo, dal sindacato pure ne parliamo, e però, vabbè, insomma, questo sarebbe un discorso, appunto, che ci porta un po' lontano. Però ecco, è proprio vero che la democrazia, nel senso forse compiuto, o perlomeno nel senso che dà la nostra Costituzione, che gli dà la nostra Costituzione, che è vero che è una delle più belle del mondo, ma andrebbe meglio applicato. Sicuramente, il senso appunto è che non è mai data per definitiva, anzi tutt'altro, che c'è, come dire, una lotta continua negli interessi anche, appunto nell'applicarla e nello sviluppare i diritti e doveri, insomma, dei cittadini, di tutti i cittadini, e dell'equità, e quindi dell'equità di mezzi, della possibilità appunto di partire con gli stessi mezzi, di avere delle cure, in questo momento si parla moltissimo, no? delle questioni sanitarie, ma ecco, quello è uno dei problemi, insomma, che spero perlomeno sia stato un pochino, che sia rientrato un pochino nel dibattito, che già è tanto ormai, nel dibattito della nostra società, visto che, insomma, il Covid ormai prende praticamente qualsiasi argomento, non è che non lo puoi slegare in questo momento, anche se parli di qualsiasi altra cosa, comunque c'è la pandemia, come anche forse giusto. Però, insomma, ecco, la situazione sanitaria e quindi la sanità pubblica, come dire, è una delle, no, delle questioni, come la scuola, come la scuola. Certo. C'è chi ha cercato di sfruttare anche questa, comunque, ecco, proprio la pandemia per portare avanti, no? Queste cose, sarebbe bello capire, pensare che queste cose non sono svincolate dall'antifascismo, queste cose sono l'antifascismo. Cioè la possibilità, cioè non è che noi si sta parlando di qualcosa, appunto, come dire, di arcadi, insomma, di vecchio, delle radici, ma poi si sta parlando di un modo di vedere la vita pure, e di un modo, appunto, di intendere, come dire, la società, che è diametralmente opposta a quello, appunto, democratico, a quello costituzionale. Quindi credo, insomma, e quindi collegato moltissimo ai temi, come dire, contemporanei, compresa la sanità, il Covid, eccetera, eccetera. Certo, anche perché, come ricorda poi Pippo Civati nell'introduzione, al libro,
no? In maniera molto efficace, molte delle cose di cui abbiamo parlato, se, compreso questo libro, compreso quest'autore, compreso questo editore, se ci fosse il fascismo, come vogliono loro, non potrebbero esistere, ecco, insomma, non ci sarebbero affatto. E come diceva Guzzanti, sarebbe molto più difficile, appunto, parlare di democrazia in quel contesto là, invece di quanto non sia facile parlare di fascismo in democrazia, ecco, insomma, certamente così. Sono molto grato sia naturalmente a Pippo, ma anche insomma, soprattutto a Gianfranco Pagliarulo, insomma, perché innanzitutto perché, come dire, ha aderito, quindi questo per me è già una fonte, come dire, di orgoglio. E poi perché veramente ha scritto, come dire, si è impegnato a scrivere una bellissima prefazione. E quindi, insomma, ringrazio lui e l'Ampi, con cui non è la prima volta, come dire, che collaboro, vari Ampi, specialmente con quelle con le ferro, come tu sai bene. Certo, e anche salutiamo anche quella di Novara e anche quelli di Pompia che ci stanno seguendo e con cui abbiamo collaborato diverse volte, come con molte ampi, insomma, perché poi appunto il rapporto tra Biani e l'Associazione Nazionale Partigiani è stretto da tempo. Insomma. Proprio riguardo alla prefazione di Pagliarulo, mi piacerebbe proprio brevissimamente leggere quello che poi abbiamo riportato anche sulla quarta di copertina del libro, che io trovo molto bello, ed è in conclusione alla prefazione di Pagliarulo, descrive molto bene il sentimento che suscita la lettura di questo libro e anche appunto l'osservare e leggere le vignette di Mauro Biani. Dice Pagliarulo, ed ecco Biani che ci racconta queste cose fra il tagliente e il sussurrato, con l'incanto di una penna che disegna e scrive e che nasconde, mi pare, un sogno mai rivelato, lo stesso sogno di tutti noi. Perciò bisogna odiare l'indifferenza e farsi partigiani. E questo è il fiore. Ed è proprio questo. Trovo che tra il tagliente e il sussurrato sia esattamente la tua cifra. Abbiamo fatto vedere un sacco di vignette questa sera e credo che quindi saranno d'accordo tutti. Peraltro, appunto, molte di queste magari le hanno già viste, però vederle in questo contesto qua gli farà avere una nuova vita e ne farà anche vedere, appunto, come pur ed è un discorso che abbiamo fatto altre volte. Pur essendo legata all'attualità del giorno, come è spesso la vignetta che va sul quotidiano, poi per fortuna o purtroppo rimangono nel loro significato nel tempo, sia per la capacità appunto di travalicare il confine della quotidianità, sia purtroppo perché molte delle questioni che affrontano sono ben lungi dall'essere risolte. Ecco, insomma. Però noi invece pensiamo che in vista del giorno della memoria, che arriverà tra poco, insomma, su cui Pippo ha una grande produzione, insomma, a partire dal libro su Liliana Segre che citavi prima, a quello sul discorso dell'antisemitismo che è per la sola colpa di essere nati, o a quello sulle pietre della memoria, appunto, che è il lavoro sulle pietre d'inciampo fatto da Francesca Druetti e da Benedetta Rinaldi, curato da Silvia Antonelli, si aggiunge anche, sicuramente tra gli altri, questo, che è appunto, e questo è il fiore di Mauro Biani, in un percorso che va sicuramente da quei prossimi giorni di gennaio fino al 25 aprile, ma in realtà tutto l'anno, perché poi appunto questa è una battaglia che noi portiamo avanti costantemente. Da oggi lo trovate sul sito di People, non potrete fare a meno di dimenticarvelo perché ve lo ricorderemo in tutti i prossimi giorni. Da giovedì prossimo sarà anche in libreria. Vi ricordo anche che in questi giorni, per tutti quelli che acquistano questi altri libri, regaleremo anche una copia di Struzzi, il libro dedicato a una delle altre grandi questioni un po' messa da parte durante questo periodo del Covid, che è quella del cambiamento climatico, che ha molto a che fare con la giustizia, molto a che fare con l'equità e i diritti di tutte e tutti, insomma. Però, mi raccomando, soprattutto, e questo è il fiore, poi ci saranno un sacco di altre sorprese, di regali, di novità che farà Pippo, perché sapete che noi lavoriamo costantemente, però oggi, e non solo oggi, mi raccomando, questo bellissimo libro che sono proprio felice di aver fatto. Come dici, Siete Mauro? produttivi, siete Sì. veramente del Siamo veramente del nord, però abbiamo anche sono un'iniezione molto di contento. centralità. Tanto vorrei ricordare anche l'altro libro che poi insomma si ispirava a Rodari, quello che hai scritto tu. Certo, che ci staremo a cambiare, che abbiamo fatto insieme, insomma. Quindi è il terzo libro che faccio con voi, sono molto contento di uscire per People.
E sono contento che stia andando bene pure, insomma, perché i titoli che vedo, insomma, naturalmente non li ho letti tutti, qualcuno sì, qualcuno me li avete regalato pure quando siamo visti a Verona nell'ultima uscita Sì. pre-Covid, a febbraio, mi sembra, una cosa del genere. Sì. Era quasi un anno fa. Sì. E quindi veramente bravi, cioè siete forti e E siamo andiamo fortunati avanti. perché abbiamo autori come te, come Vabbè. Mauro Biani, e questo è il fiore. E il terzo, speriamo di molti. E questo ormai è. E niente, su queste note direi che ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno, perché poi questo video lo rimettiamo anche dappertutto. Un grazie speciale a Mauro, che è un autore ed un amico. E buona serata a tutte e tutti. E Grazie a tutti. questo è il fiore. Mi raccomando. Ciao.